Amici, serata tremenda e credo che sia anche riduttivo definirla così, perché la Juventus perde in casa per 1-0 contro lo Stoccarda, ma è un risultato che sta ampiamente stretto ai tedeschi, che avrebbero meritato un passivo, di proporre un passivo superiore, e in generale hanno trovato lungo il loro cammino un Mattia Perin strepitoso che, come vi ho spoilerato questa mattina, nelle prossime ore firmerà il rinnovo fino al 30 giugno 2027. Meritatissimo. Perin para un rigore, compie 4-5 prodezze, più di così non avrebbe mai potuto fare nella vita. E potrei chiudere il video qui con le uniche note positive della Juventus, che sono da associare agli interventi di Perin, perché non ha funzionato nulla. Gara preparata male, letta peggio da parte di Thiago Motta e il suo staff, perché onestamente poi ne parliamo meglio domani, ma i cambi su Vlahovic magari posso intuire che non volevi dare dei riferimenti, ma quello di Conceição risulta inspiegabile, ma ci aggiungo anche quello di Rui, perché ora mentre vi sto parlando non ho sentito le parole di Thiago, non so se Gatti non fosse a posto e quant'altro, ma non capisco perché sia dovuto entrare lo svedese al posto di Federico. Poi magari ci darà una risposta e l'aggiungerò come chiave di lettura nei miei video successivi. Non mi aspettavo che la Juventus soffrisse così con lo Stoccarda. Chiaro, tutte le partite sono temibili di Champions, altrimenti queste squadre non sarebbero qui in questa competizione, ma farsi prendere letteralmente a pallate non me l'aspettavo. Primo KO dell'era Thiago Motta alla Juventus. Spero che questo KO possa rivelarsi salutare in vista dei prossimi appuntamenti, ma al tempo stesso potrebbe anche lasciare degli strascichi in vista del derby d'Italia, perché domenica a Milano abbiamo una partita mica da ridere. Ma già nel primo tempo si era visto, no, come lo Stoccarda avesse idee, ritmo, voglia di fare la partita. Io invece mi aspettavo che tutto ciò lo potessimo vedere dalla Juventus, invece non ricordo di azioni nitide. Primo tempo forse quel tiro, quel tentativo di Fagioli, nella ripresa un paio di situazioni dove non siamo riusciti ad attaccare primo o secondo palo, ma nient'altro. Oggi io faccio davvero fatica a trovare un giocatore che arrivi ad abbracciare la sufficienza, tranne Perini che si becca il 9 in pagella, l'8, decidete voi, ma è stato di gran lunga oggi il migliore della Juve, e questo è anche il termometro della stessa partita bianconera. Horror la performance di Danilo, che sbaglia in occasione del gol annullato giustamente per fallo di mano dello Stoccarda, poi commette il fallo da rigore. Purtroppo io da Danilo lo dicevo subito dopo l'infortunio di Bremer, da lui mi aspetto delle performance che in questo momento non ha e probabilmente le avrà ancora. È difficile credere che Danilo possa avere il suo perché all'interno di questa squadra, in generale anche motivazionale, perché sta inanellando una serie di performance orribili, fa parte del gioco sicuramente, però anche di una carriera, ma noi non possiamo aspettare nessuno, specialmente dopo il grave infortunio di Bremer, e questo ovviamente ci obbligherà a intervenire con grande rapidità nel mercato di gennaio. Danilo malissimo, ma non che gli altri abbiano brillato in difesa, salvo il solito Kalulu che quantomeno non ha proposto grossi errori, ma non ha funzionato proprio il piano match, perché non avevamo passo, non avevamo idee, non avevamo superiorità numerica, non avevamo riferimenti, non avevamo geometrie, non avevamo i giusti spazi. E Stoccarda ci ha mandato fuori sincro in tutto e per tutto, in termini di costruzione, in termini di azioni. È solamente per caso che questa gara sia finita 1-0 in favore dello Stoccarda, e in questo caso si chiama Mattia Perin, con una performance davvero di pregevolissima fattura. Tosta, oggi l'unica parte positiva di questa batosta a livello proprio di non espressione della Juventus è che capiamo che ci vuole più umiltà in questa competizione a partire dal prossimo appuntamento. Forse abbiamo fatto troppo facilmente dei calcoli che non esistevano, ovvero battiamo lo Stoccarda, siamo a 9 punti e siamo praticamente qualificati. No, per fare qualcosa di importante in Champions, per andare avanti, servirà sicuramente non giocare così, ma spero che possa essere un unicum
rabbrividisco solamente il pensiero che la Juventus possa riproporre nel breve termine una performance simile, ma serve in generale più umiltà, anche nel comprendere i propri limiti e lavorare, tanto lavoro, bisogna fare tanto, ma tanto, tanto lavoro. Quindi la situazione questa, veramente, questa partita è stata brutta, troppo brutta per cercare di stare qui e capire il perché, il come, insomma, una situazione complicata, situazione molto, molto difficile. Ora, non sto più sui singoli perché tanto è inutile, è un esercizio totalmente inutile, non, da momento che c'è pochissimo, se non per Inda, a salvare. Fatica tremenda, ma in tutto non siamo riusciti a creare davvero il benché minimo pericolo serio. Sì, uno può dirmi quell'azione di Weah dove non attacchiamo bene primo secondo palo, un'altra con Azic, però troppo poco per giustificare ciò a cui abbiamo assistito oggi. Cosa fare ora? Resettare, dimenticare il prima possibile questa partitaccia e convocare domani Mattia Perin in sede per fargli firmare il rinnovo, perché credo che possa essere sia il giusto premio alla professionalità di questo ragazzo che oggi ha dimostrato di essere più di molto più di un secondo. Poi però Thiago Motta con i suoi dovrà lavorare su quanto di brutto abbiamo visto oggi, perché onestamente direi troppo brutta per essere vera questa partita, cioè non azzeccare niente, ma davvero niente, è qualcosa che mi manda matti. E anche i cambi, come vi dicevo prima, non li ho capiti, non li ho compresi, perché è già la seconda volta che togliamo Vlahovic, era caduto già col Napoli e non abbiamo poi più tenuto una palla lassù. Questa volta lì è stato messo il Diz con Weah a destra, ma non è cambiato il succo. Sul Diz ho già letto tantissimi commenti, ma oggi sì, chiaro, anche la sua prova per me è gravemente insufficiente, ma fatico a trovarne uno, ribadisco, a parte Perin, che possa tornare a casa con un voto dignitoso. Non c'è niente, non si salva niente, davvero tosta questa da accettare, che va anche contestualizzata a un percorso di crescita. Ci sono delle battute a vuoto, comprensibili, sono dei punti di forza, ma oggi invece abbiamo assistito a un monologo, perché lo Stoccarda ha dominato dal primo al 97esimo, 97 minuti di dominio. L'unica cosa che mi dispiace è che dopo la prodezza di Perin, il rigore parato, si poteva tenere un po' più duro e fare in modo che potessimo portare a casa un punto che non avremmo mai meritato nella vita, questo è giusto specificarlo, ma che comunque sarebbe stato un punto importante per quanto riguarda il cammino della Juventus in Champions. Quindi un disastro oggi, Juventus Stoccarda è stato un disastro totale, a mio modo di vedere non si salva niente, nessuno se non Perin. Fatemi sapere il vostro punto di vista su questa partita.